Nuovo video di questo canale, oggi siamo su Minecraft, siamo nella serie Vanilla, ragazzi. Allora, ragazzi, ho fatto un paio di cose. Intanto c'è un Enderman, andiamolo a ammazzare subito male. Vieni, vieni, Enderman del cacchio. Vieni, Enderman. Dove sei, te? Dove sei, Enderman, Enderman. Enderman. Più che Enderman. Oh, cazzo. Oh, cazzo, oh, cazzo. Mi potrebbe ammazzare, raga. No, vabbè, no. Ammazzare forse no. Vieni, vieni, Enderman. Oh, povero Enderman. Vieni qua, eh. Povero Enderman. Non mi hai droppato niente, testina. Ok, ragazzi, ho fatto un paio di cose. Allora, prima ho modificato la casa. Perché, ragazzi? Perché mi è esploso un creeper. Ho detto, ma sì, cambiamo un po' e niente, ho fatto così. Mi piace molto, mi piacciono molto queste cose. Queste porte. Poi, ragazzi, avete presente quella lì, la farm di mucche? Sì, di mucche, vabbè, di pecore. Ecco qua, praticamente, vabbè, qua è restata identica. Però ho fatto le porte che vi dicevo, praticamente una e due. Allora, si scende, c'è questa porta, bellissima, ok. Poi, si scende anche qua, c'è questa porta e si entra. Molto easy. Mi piace veramente tanto questa farm. E niente, ragazzi, adesso noi andremo a fare una cosa magnifica. Prima di tutto, magari, dico magari, potremmo già incominciare a fare il magazzino. Io ho già incominciato, tra parentesi, nel senso che ho fatto la stradina che porta poi al magazzino. E ho incominciato anche a scavare la stanza. Ok, adesso cosa andremo a fare? Andremo a tirare questo, cioè a spingere questo bottone. Tac e tac. Ok. Bam. No, no, no. Che sto facendo? Ok. 19 di grano e adesso si caricano tutti. Qua c'è qualcosa, qua c'è qualcosa, no? Qua c'è qualcosa, no? E qua c'è qualcosa, no? Ok, quindi tutti i semi qua. Li piantiamo. Ta 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 ta. Aspettate, ragazzi, eh. Facciamo molto velocemente sta cosa. Molto easy. Molto easy. Perfetto. La mettiamo qua dentro. Poi, ragazzi, cosa andremo a fare adesso? Andremo a fare appunto a portare le mucche. Andremo a portare le mucche dentro. Mucca, eccoti qua. Vieni. Mucchetta bella. Vieni, 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 vieni qua. Vieni, ti piace la mucca? Volevo dire la. sporcaccioni, lo so cosa avete pensato. Ok, e poi qua mettiamo un bel blocco di terra in modo da far salire le nostre bellissime mucchette. Prendiamo il pane, mangiamoci. Ok, intanto dovremmo anche far riprodurre delle mucche. Però ora sono concentrato con le pecore, quindi no, perché comunque il cibo non scarseggia per ora. Ok, dove potremmo andare? Dove andiamo? A prendere la pecora. Dove la pecora? Nostra bellissima e semplicissima pecora, ce la porteremo a casa se la troviamo. Dov'è la pecora? Pecora, per favore, fatti trovare. Quando devi trovare le cose, mai, eh. Ok. Qua non c'è. Magari di là, da qualche parte. Ok. Tac, tac. Magnifico. Vai, 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 vai. Come on, baby. Ok. Ovviamente, cioè, nessuna pecora, cioè, figuratevi se quando mi serve deve esserci una pecora, ma stiamo scherzando, ragazzi. Ragazzi, quando l'ho trovata ci risentiamo. Ecco qui
Una mucca selvatica. Uè, signor Chip. Signori, venite, tour turistico, non so dove andare, sinceramente, ragazzi, perché mi sono allontanato tantissimo. Questa zona non l'avevo mai esplorata. A mucche sceme, venite. Aspettate, ragazzi, ok, sarà una palla, ragazzi. Quando le ho portate, ci risentiamo. Ok, ragazzi, sono qui le mucche, siamo quasi arrivati. Ok, venite, ragazze, ragazze belle. Quanto siete affascinanti. Vai, venite qua. Venite, brave, brave. Siete proprio brave. Lo sapete? No, ragazzi, ragazzi. Brava, brava. Brava, brava, brava. Ma, se qualcuno vuole venire. Baff. No, 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 no. Togliamolo. Quei blocchetti. Che è meglio. Ok, adesso andiamo a casa. Tac, tac, tac. No, anzi, prima facciamole riprodurre. Usando la nostra bellissima porta. Cioè, veramente mi piace tantissimo. Scus, scus, non vuole. Vabbè. Scopate. Vabbè. Comunque. Venite, mucchetta piccola. Ok, andiamo. Andiamo a casa. Posizioniamo tutte queste belle cose in questa cesta. Puff, ok. Robe posate, inventario un po' più pulito. Ragazzi, praticamente cosa ho fatto da solo? Intanto questo bellissimo letto. Cosa ho fatto da solo? Quelle cose che vi ho fatto vedere prima e poi questa stradina che ok, che ragazzi, può essere cortissima, ragazzi. Cioè, veramente è cortissima. Però voi non sapete quanto ci ho messo. Perché, metti di qua, no, la torcia non va bene di qua, metti di qua la torcia. Nel senso, ragazzi, ci ho messo poco, Però, cioè, del tipo che per un corridoio del genere è tanto, ragazzi, veramente tanto. Comunque, ragazzi, incominciamo a. Io dico troppe volte, ragazzi. Ciao, ragazzi, come state, ragazzi? Tutto bene, ragazzi? Ok, ecco, basta fare lo scemo. Comunque, metto a cuocere tanta ma tanta pietra. Tanta pietra. Tutte le chest funzionanti. Sì, le chest, vabbè. Quelle mi auguro che funzionino sempre. Tutte le fornaci comunque. Prendiamo questo, mettiamo qua. Ok, ragazzi. Profondità dovrebbe essere più o meno questa. Scavo tutta questa zona e ci risentiamo. Ah no, ragazzi, grande fail. Non devo scavare qua, ma bensì devo scavare in qua. Ecco. Ok. Per ora, ragazzi, siamo a questo punto qua. Mi sono portato ancora un po' più in qua perché ho visto che comunque si poteva. Proprio in qua no, perché poi si vede il legno, Ok, che magari lo useremo in legno, ma meglio useremo il legno appunto per fare i bordi. Però meglio mettere la cobblestone. Comunque, scavo un altro po', io direi profondità fino a tac tac, altri 4. Perfetto, così. Scavo tutta questa zona qua e ci risentiamo. Ciao ciao! Cioè, per ora. Ragazzi, ho tracciato tipo il perimetro. Però prima, visto che questo piccone è abbastanza buono, cioè, non è uno dei migliori, però comunque abbastanza buono, io direi di prendere i picconi, questi qua che ho in questa chest qua. Ecco, questo qua. Tac e tac. E questo qua ce lo togliamo di qua. E ecco il piccone. Ehi. No. Ah sì, l'ho preso, l'ho preso. Ok, perfetto. Oh. Ok, perfetto. Vabbè. Ok. Usiamo prima quello in ferro, tanto finirà immediatamente. Questa, io dico che questa
parte qua riusciamo tutta a... Ok, ce la facciamo. Comunque, scavo tutto e ci risentiamo. Ho scavato il tutto, però adesso scavo anche un blocco più in su. Anzi, facciamo due. Ragazzi, ho scavato praticamente tantissimo. Cioè, ragazzi, ho tutto l'inventario pieno. Mamma mia, è gigantesca, vera gigantesca questa stanza. Non so come riempirla, cioè voglio fare il magazzino, ma cioè, secondo me è un po' esagerato. Comunque, ragazzi, io magari continuerò a fare le mura un po' off camera, perché comunque registrare, cioè, nel senso vorrei registrare, ma tutte queste mura magari un po' noioso, magari il design interno comunque lo farò con voi, magari anche il pavimento, però magari le mura che sono un po' più noiose, magari le farò da solo. Comunque, ragazzi, io direi di andare a posare tutta sta roba. Ok, che sicuro ci serve un'altra chest. Un'altra chest. Tac. Ce ne serve esci qua. Tac. E voilà. Un'altra chest. La mettiamo qua. Ok, e ci mettiamo tutta questa roba che abbiamo scavato, ragazzi. Porca vacca, quanto abbiamo scavato. Veramente un fottio. Ah, ce lo stiamo infilando nell'inventario. No, veramente un fottio, ragazzi. Adesso direi che la cobblestone non ci manca. Ok. Intanto ho finito quasi un piccone di mezzo. No. Tre quarti di piccone di diamante. Più mezzo que... No, mezzo no, però comunque un quarto di piccone di diamante incantato. E ho finito, vabbè, quel piccone che era scrauso di ferro. Poi mangiamo. E niente, io direi che per questo episodio può essere tutto. Abbiamo incominciato a fare il magazzino. Tutta la stanza e io direi che per questo episodio sì io direi che siamo andati tanto avanti e al prossimo episodio vi ringrazio per la visione, mettete un mi piace e iscrivetevi al mio canale. Ciao ciao.